meno rifiuti si producono, meno si pagherà l'Atari in un futuro neanche troppo lontano, sindaco Truzzo. No, meno, non tanto meno rifiuti, meno secco si conferisce, meno si pagherà l'Atari. Questo è il diciamo, processo verso il quale ci stiamo avviando, è un processo lungo che porterà a impegnare l'amministrazione, i cittadini per diversi mesi. Noi stiamo incominciando adesso con un sistema di comunicazione, di informazione dei cittadini con incontri sui territori per spiegare quali saranno le differenze, come migliorare la qualità della raccolta, come intervenire su tutta una serie di processi che ci possano portare a fare una qualità migliore della raccolta differenziata e di conseguenza a pagare meno tari, perché il principio che stiamo cercando di introdurre con tutte queste novità che verranno spiegate nel corso di questi incontri è che sostanzialmente chi fa bene la differenziata avrà dei vantaggi, quindi pagherà di meno la tariffa. Ecco, sindaco Truzzo, spariranno i maxi mastelli condominiali a questo punto? Perché una delle criticità a quale è passato più di un Cagliaritano è i mastelli non hanno una serratura, quindi praticamente potrebbero essere riempiti anche da altri. Questo è un tema sul quale ancora non abbiamo affrontato il ragionamento. Se devo, come dire, manifestare quella che è la mia ambizione, la mia idea è che vorrei arrivare a un sistema in cui le tre frazioni, cioè secco, carta e plastica, possano avvenire senza mastello, ma è un processo che richiederà diversi, almeno un anno buono di lavoro, quindi non so se riusciremo a farlo subito. È un desiderio personale mio, diciamo, come sindaco della città, e potrebbe anche essere che riusciamo ad arrivare a una soluzione di questo tipo. Adesso, come ho detto in conferenza stampa anche dal tecnico, dall'esperto, anche da voi, il mastello che contiene l'indifferenziato, il secco, insomma, dovrà essere tenuto in casa sino a quando non sarà tutto pieno. Ma diciamo che il ragionamento è questo: la produzione di secco media pro capite dei cagliaritani è di tra i 150 e i 160 kg. È una quantità che può essere sicuramente migliorata. Possiamo diminuirla di 2/3, cioè arrivare a 60 kg per esempio. Significa ovviamente pagare molto meno il tecnocase, cioè quindi il conferimento al tecnocase. Pagando molto meno, perché c'è tanta gente che fa bene la raccolta differenziata, significa che la tari si abbassa. Lei ha lanciato anche un messaggio comunque riguardo a questa novità, ha detto il secolo indifferenziato non puzza. Il secco, l'indifferenziato, se la differenziazione è fatta bene, quello che metto nel secco sono tutte frazioni che non puzzano. Se c'è qualcosa che puzza vuol dire che ho sbagliato la differenziata. Da quando partirà all'incirca? Adesso incominciamo, diciamo, l'approccio che noi sul quale stiamo lavorando è prima di tutto la comunicazione con i cittadini, quindi informare il più possibile le persone, fare più incontri sul territorio. Adesso comincerà un ciclo da qua ai primi di marzo, quindi invito tutti i cittadini a partecipare a questi incontri, perché ci sarà una come dire, informazione. Poi riprenderemo prima dell'estate, a giugno, e poi insomma partiremo con dei test. Quindi primi sconti, potremmo dire, in bolletta Atari 2021. Ma l'Atari si paga a settembre solitamente, l'avviso arriva a settembre, quindi noi speriamo già a settembre del 2020 di avere delle novità positive in tal senso.